Idomeni è un piccolo paese alla frontiera fra Grecia e Macedonia, un paese ormai sulla bocca di tutti, perché è diventato un passaggio obbligato per migliaia e migliaia di migranti che continuano ad accalcarsi, malgrado la rotta balcanica verso l'Europa centro-occidentale sia stata chiusa. Idomeni è un collo di bottiglia, vengono fatte passare solo poche decine di persone al giorno, migliaia restano al freddo e al gelo, non solo uomini ma tantissime donne e bambini. Fra i migranti alcuni sanno che certo l'Europa preferirebbe non accogliere così tante persone, ma per chi ha rischiato la pelle per arrivare fin qui e adesso si trova le porte chiuse, la cosa è assai ingiusta. Nelle ultime 48 ore il numero dei migranti in Grecia è schizzato da 34.000 a oltre 41.000 persone e la tendenza non accenna a invertirsi, malgrado l'ultima tragedia in mare. 5 afghani affogati, fra loro 2 bimbi e un neonato di pochi mesi. Per ora chi sembra mancare a Idomeni è l'Europa. Ai dannati che attendono che le cose cambino non restano che 2 possibilità, o tornare in Turchia o finire in un altro campo profughi in Grecia. Molti hanno deciso che non hanno nulla da perdere e una volta sbarcati sulle coste elleniche si dirigono verso un posto chiamato Idomeni.